Sì, effettivamente questo sarà uno degli ultimi, è stato uno degli ultimi consigli, perché il 26 di maggio ci sono le elezioni e di conseguenza il consiglio sta per essere sciolto. In questa occasione abbiamo affrontato alcuni punti legati al bilancio triennale 2019-2021. Il primo, e credo abbastanza importante, è stata una modifica al bilancio che ha consentito, diciamo così, di inserire nel piano delle opere pubbliche alcune cose che stavano particolarmente a cuore all'amministrazione. Dico subito che è stato previsto la costruzione di un nuovo impianto sportivo adiacente alla scuola, che per il momento prevede una spesa di 880 mila euro e che dovrebbe completare un po' quello che è tutto il settore sportivo del comune. Abbiamo inoltre alcuni interventi sul parco pubblico attrezzato, anche questo di notevole importanza perché è un punto particolarmente frequentato dai cittadini di Terranova e di conseguenza la sua completa sistemazione sarà un vantaggio per tutta la popolazione. Inoltre abbiamo inserito un altro tassello di un'opera importantissima per questo territorio che è la bretella della SS9, cioè tra il Casello, le Coste e l'autostrada. Abbiamo inserito nel 2020 un milione di euro che dovrebbe essere la quota di compartecipazione all'opera che è stata richiesta al Comune Terranova e che il Comune Terranova si fa carico anche se poi questa opera, detto, non interesserà solo i cittadini di Terranova, ma tutti i cittadini del Val d'Arno, perché quello in quel punto è uno snodo della viabilità importantissimo. Oltre a questo abbiamo approvato le nuove tariffe della Tari, della nettezza urbana, che prevedono per quest'anno una leggera diminuzione per tutte le categorie di utenti, sia per i domestici che avranno una riduzione intorno al 2%, che per i non domestici che invece avranno una riduzione un po' più alta, circa il 5%, e questo però in parte è dovuto al fatto che nell'anno 2018 ci sono state un inizio di nuove utenze non domestiche abbastanza alto che ha portato sì a una leggera riduzione della tariffa. Abbiamo anche con questa seduta riconfermato la concessione della riscossione dell'accertamento della Tari alla società Sei Toscana che già da diversi anni fa questa attività. Abbiamo rinnovato la convenzione per un altro triennio. Sì, è una variazione secondo noi importante perché rispetto a come era stato concepito il bilancio a fine 2018 sono stati accolti tutta una serie di richieste, sono state fatte nel tempo, è andato un po' a sanare quelle che erano le mancanze di questa amministrazione. Sono stati previsti alcuni investimenti sia sulle strutture sportive che sul centro e sulla viabilità, quindi devo dire che si va a creare un bilancio che dà più risposte al cittadino rispetto al passato. E quindi accogliamo con favore questo tipo di movimento, anche se non abbiamo condiviso il bilancio a inizio anno. Si chiude la legislatura, chiede un bilancio da parte sua. Ma è un bilancio, direi che comunque è stata una legislatura piuttosto produttiva, perché ho visto le forze consiliari che sono state molto coinvolte dalla cittadinanza e sono state attive all'interno del Consiglio per portare poi le proposte da teoriche a farle realizzare. Quindi io credo che ci sia stato uno spirito di iniziativa, uno spirito di movimento, di collaborazione molto molto importante in quella che è stata poi l'intera comunità.